inciuciate di vino. È possibile tutto questo? Vedete allora che il riferimento, attenzione al passaggio, a quello che io ho ricevuto dal Signore e vi trasmetto, non è semplicemente una parola o il ricordo di qualcosa che si deve fare più o meno bene, ma è davvero un ritrovarsi nel significato profondo di ciò che celebriamo, di questa memoria rituale, l'Eucaristia, che è al contempo memoria diaconale, è un lavarsi i piedi l'un l'altro, cioè un accogliersi l'un l'altro. Tu fai parte della mia vita, questa è la celebrazione eucaristica. Come il Signore ci ha condotti da sé, ci ha presi per sé, così ognuno di noi, l'un l'altro, ciascuno e tutti insieme, ci incamminiamo verso di Lui, con Lui, verso la patria del nostro desiderio, diventando un cuor solo e un'anima sola. Perché uno è il pane che mangiamo, uno è il calice al quale beviamo. L'Eucaristia non può essere segno di divisione. Vedete allora come Paolo, ancora una volta, con questo riferimento a Cristo, trasmette al Cristo e al suo mistero pasquale, trasmette anche delle indicazioni che solo superficialmente noi chiamiamo pastorali, perché non è semplicemente un dire dobbiamo far così piuttosto che così, ma è un rimandare attraverso la memoria di quello che Gesù ci ha insegnato, un rimandare alla vita piena in Cristo, cioè una vita spirituale. Allora si trasmette davvero la fede, allora la paradosis, la trasmissione della fede è completa. Perché? Se non siete stanchi, vi rubo ancora 5 minuti. Siete stanchi? Era per sentirmelo dire, vedete, così sono più, no, ne ero certo, eh? E però quando uno che sta parlando vede un'assemblea così attenta, gli viene il dubbio che ci sia qualche fatica legata al sonno, eh? Stamattina vi sarete alzati anche presto, no? Allora, so che non è così, eh? Nonostante qualche sbadiglio qui e lì, so che non è così, eh? Trasmettere dunque il mistero pasquale, il significato del mistero pasquale, significa entrare dentro il mistero di Dio. Vi dico sinceramente, fratelli e sorelle, questo è un momento di questa riflessione che mi è venuta ascoltando le preghiere che abbiamo fatto all'inizio di questo nostro incontro. Entrare nel mistero. E mi è venuto subito in mente, in questo percorso di lezione divina che stiamo facendo, l'immagine di due figure a noi molto care, che desumo dall'Antico Testamento, Abramo e Sara. Soprattutto così come sono descritte nel capitolo 18 del libro della Genesi, l'incontro di Yahweh con Abramo e Sara alle querce di Mamre. Vi ricordate? Non ve lo ricordate? Beh, qualcuno no, e allora io adesso mano a mano, piano piano, dico un po' la sintesi di questi 15 versetti che sono bellissimi e che ci aiutano a capire cosa vuol dire annunciare il mistero pasquale. Significa annunciare un mistero pasquale, un mistero. Ma cos'è il mistero? Il testo di Genesi 18, allora mi prendo più di 5 minuti, è 7 minuti, dice così: apparve a lui, lui è Abramo, Yahweh, alle querce di Mamre, il luogo dove si trovavano Abramo e Sara. Abramo, dice il testo, era seduto all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Alzò gli occhi e vide tre uomini. Proprio così dice il testo, tre uomini.
testo ebraico dice Shelosha Anashim, vide tre uomini e disse loro: si prende un po' d'acqua, lavatevi i piedi, fermatevi qui, perché per questo siete passati dal vostro servo. Poi si prenda, notate l'espressione, un pezzo di pane. Un pezzo di pane. In ebraico, bat lechem. Un pezzo di pane. Mangiate, rifocillatevi e poi potrete proseguire. E i tre gli dicono, si faccia così. Adesso ricordate come è descritto Abramo. È un uomo, dal testo poi sapremo, dalle parole di Sara, molto anziano, seduto nell'ora più calda del giorno, e in Oriente fa caldo, tra le 2 e le 3 del pomeriggio il sole picchia, seduto all'ingresso della tenda. Subito dopo che questi tre personaggi, che in verità non si capisce se sono tre o è uno, perché Abramo vide tre persone, ma poi lo chiama mio signore al singolare. Non dice miei signori, mio signore al singolare. Ma lasciamo perdere questo aspetto, che è un aspetto a cui gli esegeti dedicano molto tempo, scrivendo anche molti libri su questa cosa. Qualcosa significherà, ma lo dico subito dopo. La cosa che mi interessa notare è che dopo questa descrizione di Abramo, che alza gli occhi e da seduto parla con questi tre, il testo dice: si alzò e si mise a correre nell'ora più calda del giorno, un uomo avanti negli anni. Va da Sara e gli dice: presto, in ebraico c'è un termine che vuol dire fai in fretta. Abramo in fretta andò da Sara. Vi ricordate che c'è un altro personaggio nella Bibbia che in fretta va a trovare un'altra persona? Vi ricordate Maria di Nazaret, che in fretta va a trovare Elisabetta? Bene, prendi 3 staia di fior di farina, impastala e fanne focacce. Sapete quanto sono 3 staia di fior di farina? Sono 30 kg di farina. Non aveva detto di prendere un pezzo di pane? 30 kg di focacce. Erano 3, non sappiamo manco se era uno, erano 3 o 1, il testo non lo dice. Al vitello corse lui stesso, ancora si mette a correre. Prese un vitellino, letteralmente il figlio di un vitello grande, così recita il testo, prese un vitellino, lo diede al servo, lo preparò, poi prese latte fresco e yogurt, che vi ricordo en passant è il cibo del Messia nel capitolo 7 di Isaia, e li pone davanti ai tre sotto l'albero. Loro mangiano e lui sta in piedi a guardarli. Adesso guardate un uomo anziano, avanti negli anni, seduto nell'ora più calda del giorno, che comincia a correre in fretta, si muove, addirittura rimane in piedi mentre gli altri stanno mangiando. Cioè l'incontro con questi tre, o con questo uno, non lo sappiamo, il testo, ripeto, non lo dice, ha cambiato completamente la figura di Abramo. La stessa Sara, perché nella seconda parte del racconto entra in gioco Sara, ma i tre o l'uno parla solo con Abramo. Dov'è tua moglie Sara? È nella tenda. Come tutte le brave mogli, ha preparato tutto nella tenda. L'anno prossimo, in questo tempo, tornerò e tua moglie avrà un figlio. Vi ricordate, Sara rise in segreto dentro di sé, era molto pudica, non era una donna sboccata, che si mette a ridere davanti a degli ospiti. Rise interiormente. E cosa dice? Anche qui una descrizione bellissima. Intanto il redattore ci dice che a Sara era finito ciò che accade regolarmente alle donne, cioè non aveva più il mestruo. Ma Sara fa una riflessione dentro di sé che è stupenda e dice la condizione: noi siamo vecchi,
In quel versetto, che è il versetto 11, per tre volte c'è la parola vecchio, e dice: io vecchia, avvizzita, dovrei provare piacere con quest'uomo vecchio? Ma com'è possibile? Così dice il testo, eh? Poi un redattore ha notato che questa parola era un po' forte, dice: Sara si chiese come mai sarebbe potuta diventare madre, eh? Ma Sara fa riferimento all'unione con un uomo. Io sono vecchia, come faccio a provare piacere con quest'uomo vecchio, che è più vecchio di me? Dunque, come faccio a fare un figlio? Questo è il racconto, l'ho raccontato per quelli che non lo conoscevano, eh? Cosa vuol dire questo racconto in ordine al nostro tema? Vedete, Sara non riconosce che colui che gli sta parlando è Yahweh. Se l'avesse riconosciuto, avrebbe creduto alla sua parola, non sarebbe rimasta dubbiosa e scettica. Come faccio ad avere un figlio? Se io so che Dio mi dice tu avrai un figlio, io a Dio ci credo. Non è così? Quindi non lo riconosce. Abramo non lo riconosce manco lui. Ne vede tre e poi lo chiama mio signore. Ma sono tre o è uno? State attenti a non proiettare su questo testo poi tutto ciò che è l'iconografia cristiana. Ricordate la Trinità di Rubliov, no? Questo testo è stato interpretato come l'incontro di Abramo con la Trinità. Ma un giudeo non pensa alla Trinità. Non ce l'ha in mente. Non ha ancora avuto questa rivelazione. E dunque, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Abramo e Sara, ed è questa la loro fede, che poi trasmetteranno ai loro figli di generazione in generazione, è un accogliere il mistero di Dio. Loro non l'hanno conosciuto, eppure lo hanno accolto. Avete visto che accoglienza hanno preparato per questi personaggi non riconosciuti? Noi sappiamo che è Dio, perché all'inizio del racconto chi l'ha scritto ci dice: Yahweh apparve ad Abramo, ma Abramo non lo sa, non lo sa neanche Sara, eppure loro accolgono il mistero, anzi, abitano questo mistero, si lasciano accogliere da questo mistero. Sara ed Abramo sono catapultati dentro questo mistero. Quando noi parliamo di mistero pasquale, perché lo chiamiamo mistero pasquale? Come contenuto di ciò che va trasmesso? Perché quello è un mistero di Dio. Chi l'avrebbe mai messo in conto che Dio per salvare l'uomo andava a finire su una croce? Lutero, che era un fine teologo, diceva sempre, quando ragionava su queste cose, Deus sub contrario, cioè Dio spesso è nel contrario di ciò che noi immaginiamo lui debba essere. E nella nostra trasmissione della fede noi andiamo ad annunciare questo Deus sub contrario, questo mistero di Dio, che significa una cosa molto semplice, che anche laddove si pensa che Dio non possa essere presente, per esempio sulla morte di un figlio, la morte del figlio Gesù, sull'esperienza della croce, anche questa è opera di Dio. E dire che tutto è opera di Dio significa dire che l'opera di Dio noi non la possiamo verificare, non la possiamo sempre conoscere, non la possiamo quotidianamente verificare, perché Dio non sarebbe più Dio. Dio è sempre oltre e altro rispetto a quello che noi di Lui possiamo dire, pensare, sapere, conoscere. Abramo e Sara raccontano questa fede alla loro discendenza e dunque anche a noi, perché hanno accolto il mistero di Dio. Lo hanno abitato, si sono lasciati abitare da questo mistero e hanno riconosciuto, come ogni credente, cosa che non ha fatto Pietro nella sua professione di fede, che Dio è anche lì dove forse le tue convinzioni religiose, o forse devo dire le tue convenienze religiose, ti fanno pensare che Dio non possa esserci. Questo vuol dire annunciare il mistero pasquale. Mistero pasquale significa dire che tutto è opera di Dio, che anche la parola della croce è opera di Dio. Questa è la nostra responsabilità, capite? Nella paradosis, nella trasmissione della fede. E ultima cosa, davvero vi rubo l'ultimo minuto. Qual è l'atteggiamento allora che un cristiano, un battezzato,
uno che è in Cristo, ripieno del suo spirito, deve sempre